cari concittadini, uno dei temi che sicuramente in questi anni ha visto tanta indignazione, preoccupazione, è stato quello della gestione delle strisce blu. Bene, ieri voglio annunciarvi che la nostra amministrazione, la Giunta Municipale, ha adottato una delibera con la quale ha avviato il procedimento per la revoca della gestione del parcheggio multipiano e delle strisce blu nel territorio di Giarre, che ricorderete circa 12 anni fa venne affidato per 40 anni, un tempo veramente lunghissimo rispetto alla media di questi rapporti che normalmente vengono tenuti, e che in questi anni ha scatenato tantissimi malumori, malesseri, perché c'è stato appunto da parte della cittadinanza, da parte delle attività produttive, la percezione non di un servizio posto a favore di una corretta gestione del parcheggio e quindi per garantire un ricambio soprattutto nel centro cittadino, ma è stato visto quasi come un'occupazione del territorio con una conflittualità enorme a tutti i livelli. Non si sono date attuazioni a quelli che erano delle opportunità che dovevano essere date alle categorie produttive, ai residenti. Si sono create situazioni proprio di conflittualità con delle multe che venivano veramente percepite come un qualcosa di odioso, di eccessivo. Ebbene, tutto questo non è stato gestito o non si è potuto gestire riconducendola a un rapporto di tale che potesse superare queste difficoltà, e oggi, alla luce di tutta una serie di vicende, da ultimo emerse in seno a un arbitrato che è stato promosso sempre dalla Giarre Parcheggi, e sono venute fuori tutta una serie di situazioni anche contrattuali, oltre che di quella che è la situazione del rapporto societario all'interno della Giarre Parcheggi, la situazione di sofferenza che c'è in questo momento. Insomma, ci siamo resi conto che questo rapporto non solo era viziato, ma rischiava di creare ulteriori danni verso la cittadinanza. E allora voi sapete, come amministrazione, come sindaco, avevo posto questo tema come uno di quelli più importanti nell'ambito della mia azione amministrativa, insieme alla Giunta, insieme all'amministrazione tutta. Oggi siamo qui per avviare un procedimento che nell'arco di pochi mesi, mi auguro, possa veramente definire questa situazione. Abbiamo confermato quei legali che ci stanno supportando all'interno dell'arbitrato, i quali sanno che adesso dovranno portare avanti questa azione per risolvere questo rapporto. Credo che sia una notizia importante, una notizia attesa da tanti, una notizia che merita ulteriori approfondimenti, ma volevo anticiparvela io attraverso questo video, e sperando veramente che possa segnare anche una ripresa, un rilancio del nostro centro cittadino, possa significare veramente per le attività produttive e per i cittadini tutti la possibilità di riappropriarsi della propria città, di riappropriarsi dei propri spazi. Certo, le strisce blu servono, ma servono e potranno servire solamente se gestite in maniera ordinaria, in maniera corretta, in maniera non invasiva. Proveremo a fare tutto ciò e riusciremo, ove possibile, anche a portare quei miglioramenti necessari a rendere Giarre sempre più un polo attrattivo da un punto di vista commerciale, da un punto di vista artigianale. Questa era una di quelle cose importanti che ci sentivamo di fare e che oggi finalmente prende l'avvio.